posso fare? Salve a tutti, iniziamo la conferenza stampa post partita. Giusto come aggiornamento, just first in Italian, then in English. Manuel Zuliani e Paolo Doku sono usciti e stanno seguendo il protocollo legato alla concussion, mentre per quanto riguarda Tommaso Menoncello, Marco Riccioni e Stephen Varney daremo notizie nei prossimi giorni appena possibile. Se volete possiamo iniziare con... Sì, prego. Scusami Alessandro, scusami, faccio una domanda in italiano qui in sala e poi passo a te, perdonami. Prego. Faccio in inglese come sento. Sì. What would generally, how after these first two games, how it is compared to where you expected? Oh, we've still got a fair bit of work to do, obviously. Look, that first half we were dominated. We were dominated in breakdown. We were dominated all over the place. I think we got to half time and we had about, I don't know, 28% territory or something and 30% possession. And Ireland, you know, just were too good for us in that first half. Second half we came back a bit at it, but we've still got a lot of work to do around our breakdown work and... And, you know, just in general, our management. So, you know, I saw an improvement in that second half, but it still, you know, I think we won the second half, I think it was, but that's not winning the game. So we still got a bit of work to do. Un secondo solo che traduco per la, sì, sicuramente dobbiamo lavorare di più. Il primo tempo non è andato per il meglio, il secondo tempo ha mostrato, la squadra ha mostrato una reazione, chiaramente non esiste solo il secondo tempo e quindi va migliorato la partita in generale. Prego. Let's see, doubts you still have? Depends on injuries now. Look, we've had 40 guys in the group. They've all trained really well. They've all put their hands up. We've got some hard decisions to make. We will see how the three boys, the two HIAs and the three injured boys, we'll see how they come through their medical stuff. The two HIAs will obviously follow the protocols. The other boys will get assessed and then we'll have to make some decisions around that as well. Yeah, we were, like I say, there's 40 guys here and they've all put up their hands. You know, we had two or three positions, but the situation now is probably a little bit more complicated than it was before we went into the game. La domanda era legata alla scelta dei giocatori in base all'esito della partita. La risposta è... Dipende chiaramente dagli infortuni anche, abbiamo 40 giocatori che si sono allenati bene in questo periodo, compresi anche gli altri ragazzi che hanno partecipato ai raduni in precedenza. Chiaramente dobbiamo aspettare l'esito degli esami e capire bene per arrivare alla decisione finale. We'll continue just with Hillary, then we will move on for the English question. Thank you. Se volete fare domande... Per Kiran e Federico. Allora faccio io per Federico. Sì. Volevo sapere che cosa ha visto di meglio rispetto alla partita con la Scozia e che cosa invece non ha funzionato. Grazie. Beh, penso che soprattutto nel secondo tempo fasi statiche siano andate bene, il drive è stato efficace, anche la difesa del drive è stata efficace anche per tutta la partita, non abbiamo concesso, c'è stata l'occasione della loro meta ovviamente, abbiamo deciso di saltare, quindi però quando abbiamo deciso di difendere la terra è andata bene e anche l'attacco è andato bene, poi penso che anche nel secondo tempo i tre quarti siamo stati molto bravi a concretizzare le occasioni che abbiamo avuto, quindi penso che nel secondo tempo siamo stati, quello che di buono c'è stato nel secondo tempo è stato l'efficacia. Quando sono stati entrati nei nostri 22, nei loro 22, ovviamente l'ultima occasione poteva essere concretizzata, abbiamo perso palla, quindi però penso che quello sia un punto più positivo da migliorare, ovviamente come abbiamo detto il primo tempo forse
e gli abbiamo concesso troppe palle veloci e non siamo riusciti, abbiamo subito un po' la fisicità in difesa, e questo gli ha permesso di stare tanto nel nostro campo, e questa è una squadra efficace quando ha il pallone in mano. Potevamo essere un po' meglio su quel punto di vista e magari territorialmente tenerli un po' più lontani dalla nostra metà campo. Prego, metto Gianluca. No, volevo chiedere a Kieran se il prezzo per un paese come l'Italia, con la profondità del nostro movimento, se il prezzo di queste partite è molto alto, cioè se è un prezzo che ci penalizza di fronte a un appuntamento come quello del Mondiale. Considering that the depth that we have in our squad, this test match is so hard for your decision road to the selection Rugby World Cup. Oh no, I don't, I think every test match is hard. So it's good that we had a game like this. They're number one in the world, so we were quite happy to play them, and we had a really good physical workout. And players have to be put under that pressure, because that's going to come in our World Cup pool. Sì, ogni test match è difficile, quindi non, in assoluto non ci sono partite semplici, quindi sicuramente la decisione sarebbe stata difficile ugualmente, quindi adesso attendiamo quali saranno gli esiti. Grazie. Quanti sono gli infortunati esattamente? 5. Al momento sì, abbiamo 5 situazioni da valutare. Posso, Antonio? Prego. Volevo sapere da Kieran l'ingresso di Fusco, così vedendolo da lontano, molto irascizzato e ha velocizzato il nostro gioco, mentre nel primo tempo anche sui sostegni e sulle uscite nei punti di incontro eravamo molto più lenti. Se anche lui ha visto questo. I think about Fusco's match, it gives more energy in the second half. Oh look, I think the whole second half was a hell of a lot better than the first half. So I mean, Nicola Canone showed some, he had some good carries, etc. Fusco he did well, did his job well. He got a little bit, he got better ball. We were a little bit better at the breakdown in the second half. But he took his chance, and look, we got 4 pretty good halfbacks, I think. So there'll be some good discussion around that. But yes, he took his chances, and he played quite well, yes. Il secondo tempo è stato migliore in generale rispetto al primo. In relazione a Fusco, si è portato più energia, è stato efficace in molte fasi del gioco. È chiaro che una decisione va presa, quindi valuteremo tutto nel migliore dei modi nei prossimi giorni. Grazie. Prego, Alessandro. Sì, volevo chiedere a Kieran quanto può essere importante anche a livello psicologico saper uscire, scusate, il Carabaglio, da una situazione difficile come questa, in cui inevitabilmente gli infortuni peseranno sul gruppo, e se pensa, nel caso di infortuni molto gravi, se c'è la possibilità magari di chiamare qualche giocatore che fin qui non è stato ancora visto nei raduni per gli ultimi 2 impegni. How will be difficult for you take a choice after this test match, if in case there will be there a strong injury, you will consider some players that are not involved during the past training camp? Oh no, look, it's too early to answer something like that. We've had 40 in, as I said. We had another 6 boys earlier on than that, so there's been 46 involved. So once we get the appropriate information, we'll make decisions around that. It's too early to say any of that. Beh sì, prendiamo una decisione, abbiamo preso, ci sono stati 46 giocatori coinvolti in questi raduni, è chiaro che prima di prendere la decisione dobbiamo capire prima qual è l'entità dell'infortunio, quindi è una domanda a cui si può rispondere un po' più in avanti. Grazie. Prego. Ci può dare un giudizio sulla partita di Lamb? Quella di Odogwu evidentemente è stata troppo breve per fare delle considerazioni. What do you think about Lamb test match? Longo was but Paul Dogo, it was not a longer match, so just about Lamb.
Oh, look, he tried, he played okay. And so, you know, we'll have to go back and have a look at the game. But, you know, I was quite happy with his performance. We will reevaluate, obviously, in reviews and that. And Paolo was the same. Unfortunately, he came off for an HIA, which he failed. So, you know, they prepared well for the game and they played well. So, you know, I'm quite happy with them, both of them. Sì, generalmente abbastanza soddisfatto di entrambi. È chiaro che Paolo ha giocato meno, quindi non può essere valutata la sua prestazione. Dino sarà revisionata la sua prestazione, così come quella della squadra, ma comunque tendenzialmente ha avuto un buon esordio. Se non ci sono altre domande, passo ai media presenti in sala. Comunque potete continuare ad ascoltare. Sì. Volevo solo chiedere a Federico se parlava della touche. In cui eravamo in attacco e abbiamo perso palla, insomma. Come giudica i momenti di queste touche azzurre, insomma? Abbiamo perso un pallone a fine primo tempo, quella è stata una buona difesa, una chiamata un po' così da parte mia, e nel secondo tempo abbiamo perso un'altra 4 uomini, sono stati bravi, ci hanno messo un po' sulla pressione quando siamo scesi a terra. Penso che dentro le 22 siamo stati abbastanza efficaci nei drive, sicuramente si può far meglio, ovviamente sappiamo che giochiamo contro grandi difese molto preparate, e penso che la partita fosse stata preparata bene, è stata anche eseguita bene, forse un paio di chiamate così, però sì, sicuramente abbiamo perso un paio di palloni, penso anche che quelli importanti dentro le 22 li siamo riusciti a portarli a terra e anche essere abbastanza efficaci nel drive, quindi quello è un positivo. Sicuramente puntiamo ogni volta a prendere il 100% dei nostri palloni, però non sempre è possibile. Grazie. Are there any question for head coach and captain? Okay. Thank you. Thank you. Grazie.